Progetto LET è un progetto rivoluzionario. È rivoluzionario perché stravolge quelli che sono gli ambienti formativi e stravolgerà quindi anche tutta la didattica che andremo a proporre ai nostri ragazzi. Adesso siamo in un laboratorio, questo laboratorio diventerà un'aula. In realtà i ragazzi non avranno un'aula fissa, determinata, ma le aule saranno assegnate ai docenti. In realtà ogni zona della scuola diventerà una zona dedicata a determinate discipline. Infatti avremo la zona scientifica, che è questa dove ci troviamo, dove ogni professore avrà la propria aula e sarà lì a ricevere gli studenti e quindi a personalizzare le proprie lezioni in varie zone. Questa dove ci troviamo adesso è la zona scientifica. Qui si insegnerà matematica, fisica, scienze e chimica. Ogni docente avrà la propria aula che sarà personalizzata e quindi i ragazzi arriveranno in aula e si sposteranno. Inoltre, il progetto LET prevede il coinvolgimento dei nostri ex studenti per l'arredo degli ambienti. Proprio per una didattica innovativa, infatti noi docenti ci siamo messi in discussione, stiamo facendo una serie di aggiornamenti proprio per poter offrire le nuove tecnologie ai nostri studenti, e nelle aule, oltre alla trasmissione dei saperi accademici, punteremo molto alle competenze trasversali, quindi si punterà su un lavoro di gruppo, un lavoro laboratoriale, ogni aula e anche laboratorio. La creazione, lavoriamo sulle competenze dei ragazzi e modifichiamo tutto in la nostra organizzazione, i nostri spazi, la funzione degli spazi, attraverso per dare valore al singolo. Di particolare rilievo anche le attività inerenti al Dipartimento di Scienze Motorie. Al Pompone Nero, grazie ad un'ampia e moderna palestra, agli spazi esterni polivalenti, alla sala fitness, alla convenzione con Metasport per il nuoto rivolto agli alunni del primo biennio, le tantissime attività che coinvolgono gli alunni ci aiutano a guidarli nella formazione e realizzare obiettivi trasversali comuni. Lavoro in team, socializzazione, rispetto per gli altri, fair play, inclusione, proiettando l'allievo cittadino in una dimensione reale. Il nostro liceo linguistico offre l'opportunità ai ragazzi di ampliare le proprie conoscenze, per portare i ragazzi a considerarsi cittadini europei e soprattutto ad avere l'ampio possibile, grazie ai PON che sono stati fatti, agli stage linguistici, di avvicinare i ragazzi a culture diverse e soprattutto all'utilizzare le lingue anche in prospettiva di un futuro lavorativo. Abbiamo puntato molto per le certificazioni linguistiche, ma questo è il nostro istituto non solo per il liceo linguistico, ma per i ragazzi di tutti e 7 licei che abbiamo nel nostro istituto. Certificazioni linguistiche attestate da un ente certificatore. L'Istituto di Istruzione Superiore Pomponio Ledo di Reggiano offre un percorso formativo organizzato in 7 licei. Possiamo considerare la realtà di Teggiano un polo scolastico che offre agli alunni una formazione didattica con un'articolazione dell'offerta formativa che abbraccia con i licei attivati una ampia possibilità di intraprendere percorsi di formazione che coprono il 90% della formazione liceale istituita dal Ministero. Da quella di tipo scientifico, con 3 percorsi dello scientifico ordinario, scienze applicate e la novità attivata con il percorso dello scientifico matematico. A quella umanistica con i 2 percorsi, scienze umane con opzione economico-sociale, dove la formazione spazia dalla psicologia alla filosofia, alla pedagogia e alla sociologia, con un'attenta formazione sul diritto ed economia, tema oggi centrale nei riferimenti normativi introdotti col nuovo esame di Stato. Il liceo linguistico, dove lo studio delle 4 lingue, inglese, spagnolo, francese e tedesco, consentono agli allievi di poter studiare 3 lingue fin dal primo anno di frequenza. Potenziando con l'importante ruolo del docente di conversazione le competenze linguistiche che sono consolidate con l'acquisizione durante il percorso di formazione con le certificazioni linguistiche, occasioni molto importanti per gli allievi, le stesse possono essere acquisite da tutti gli allievi indipendentemente dall'indirizzo scelto. Una trasversalità che soltanto una realtà come questa a Teggiano dà la possibilità agli allievi di qualsiasi liceo scelto di poter concretizzare. La formazione artistica con il liceo artistico ha un percorso organizzato con un'articolazione su 2 opzioni, arti figurative e architetture ambiente.
Questa scelta avviene al secondo anno e l'articolazione coinvolge il triennio. Gli allievi approfondiscono le loro competenze creative e formative verso l'architettura e la progettazione in modo tradizionale nel biennio. Nel triennio passano alla progettazione informatica, acquisendo competenze professionali con i programmi di modellazione e progettazione, quali Rhinoceros, AutoCAD e ArchiCAD. Non solo l'architettura, ma anche il design, partecipando a concorsi dedicati, dove già da alcuni anni siamo finalisti, vedi New Design, iniziativa del Ministero dedicata al tema. Da 4 anni siamo presenti a Venezia presso i padiglioni della Biennale dell'Arte e dell'Architettura. L'articolazione sull'indirizzo arti figurative potenzia le competenze pittoriche, scultore e grafiche, con un'attenzione al percorso della ceramica, sperimentando sia le tecniche scultoriche e creative che quelle del design e del complemento d'arredo. Al centro della nostra offerta formativa rimane il motto: un percorso per ognuno, un traguardo per tutti. Sicuri che le occasioni offerte ai nostri allievi possono essere programmate con percorsi personalizzati ed individualizzati. I molteplici laboratori presenti a scuola, a supporto di tutti gli indirizzi, sono la testimonianza dell'attenzione all'acquisizione di competenze e capacità formative, orientate verso una preparazione coerente ed attuale, in linea con il mondo del lavoro e della formazione universitaria. Una scuola dove l'attenzione formativa osserva il mutare continuo della società, trasferendo ai nostri allievi i saperi che la realtà contemporanea ci suggerisce. La dotazione laboratoriale e una didattica innovativa sono al centro della nostra formazione disciplinare.